Lo volevo se fermo qua, sì, boh. Personale sanitario dei centri trasfusionali che hanno collaborato e aiutato questo nostro campionato.
La nostra gratitudine e mia personale va ai sindaci che si sono succeduti in questi 30 anni, da Nicolò Riverdito, Giovanni Miro, Mario Dino Marocco, Fabio Luzzanetti, Monica Sardo, Mario Sorbasto, fino all'attuale primo cittadino, Giovanni Battista Salvini. Nonché il presidente dell'azienda turistica, Gregorio Dio e Fenduca, per la loro sensibilità e collaborazione riservate alla nostra associazione. Un grazie all'amministrazione comunale che ha voluto onorare il nostro impegno e la nostra trentennale presenza nella comunità gratese con l'intitolazione ai donatori di sangue dell'attuale piazza Drapedotto dove si svolge la nostra tradizionale sagra. In questa giornata gioiosa non posso dimenticare il nostro parroco, Monsignor Silvano Faeri, che proprio la scorsa domenica ha celebrato i suoi 40 anni di vita pastorale tra noi e che sempre, in questi anni, ci ha sostenuto e incoraggiato a proseguire il cammino intrapreso con autentici e preziosi consigli. Grazie, Monsignor. Come sapete, ieri pomeriggio in Camposanto è stata scoperta una lapide commemorativa per i donatori gratesi che ci hanno lasciato. Desidero qui ricordare anche l'amico e già presidente della sezione di Gorizia, il generale di divisione Sergio Meneguzzo, recentemente scomparso. Per questi rispettiamo un sequioso minuto di silenzio. Chiediamo solamente due stanzette per continuare a donare il nostro sangue a grado.